Carissimi amici di Briciole di Storia, bentornati sul nostro canale. Oramai affezionati a noi, vi ringraziamo di tutto. Approfittiamo per ricordarvi di iscrivervi al canale, schiacciare la campanella se volete essere disturbati quando c'è un nuovo video, e ci sarà sicuramente di martedì e di sabato, e scrivete, commentate, e grazie per quelli che magari intervengono sotto commenti non propriamente appropriati e tentano di mitigarli. Di che cosa parliamo oggi? Una bimba, ma io vedo un nome, almeno il nome lo ricordo. Oh, Pollyanna. No, Panini. Ah no, Pollyanna. Panini ha fatto figurine per un milione di anni. E continua a farle. Tra parentesi, era passata agli americani, adesso è stata ricomprata, adesso per modo di dire, anni fa. Pollyanna, famoso libro, famoso film Disney, in questo caso cartone animato giapponese. Questa raccolta di figurine, appunto, è tratta dal cartone animato giapponese del 1986. Quindi andiamo indietro di parecchio tempo. Sai che c'è un enorme collezionismo di questi, eh? Io. Raccolta di figurine. Questo l'ho trovato, anche questo, in un negozio dell'usato. Essendo appassionato anch'io di raccolta di figurine. È completo? Sembra completo. Wow, è perché l'hanno buttato? E ha anche un discreto valore. E infatti, perché tu astutamente... E bisogna cercare nei negozietti. Sono state attaccate anche abbastanza bene. Certo, non è quello di Anna dai capelli rossi, Remy... o le di Oscar, o Crimi, che valgono molto di più, però anche questo ha il suo perché. Proprio di recente ho rivisto con mia figlia tutta la serie, con la canzone, la sigla cantata da Cristina D'Avena, ed era molto bello, secondo me, fare le raccolte di figurine, proprio perché l'emozione di aprire il pacchetto, trovarle, attaccarle, quelle mancanti, scambiarle, fare corrispondere quelle doppie, e in alcuni c'erano anche quelle da 4 o da 6, eccola qua, una da 4, che bella. E non era facile farle combaciare, perché per quanto il taglio possa essere preciso, se andate su YouTube trovate, no, se andate, se siete su YouTube, perché se state guardando, certo, questo video, fantastico. Vi fanno vedere come vengono tagliate sia la Panini che la Pizzardi per evitarne, cioè non è che un blocco, se metto la mano, di figurine dritto viene tagliato per così, ma viene tagliato un po' in sbieco per evitare che vengano storte, ma vengano tagliate tutte uguali. Comunque andatevelo a vedere, che è molto interessante. La storia di questa ragazza molto bambina, molto positiva, la sua presenza allieta e aiuta tutti a stare meglio. Lei fa un famoso gioco, il gioco del trovare qualcosa di bello nelle giornate, ora non lo ricordo con precisione, e poi appendere questi cristalli di vetro alla finestra per vedere proiettato l'arcobaleno. Parti commoventi, parti molto belle. Anche lei poi alla fine ha delle difficoltà, ci sono anche delle disgrazie come in tutti i cartoni animati giapponesi, se non c'è lei poi è orfana, quindi si parte subito bene. E come sempre qui c'è la parte finale con la possibilità di ordinare per dire 50 ogni figurino, per un massimo di 25 figurine che ti aiutano a completare l'album quando sparpi una cipolla. Ecco, esatto, però il trucco qual è? Qui svegliamo un piccolo trucco, che se avete un amico che non fa la raccolta è un indirizzo, quindi lui può ordinare 25 figurine. Voi potete ordinare 25 figurine, in questo caso oggi sono molte di più, e la mamma che abita da un'altra parte può ordinare le altre 25, ne avete 75 e finite prima. Astuzia! Sì, ma anche perché qui si parla di forse 180 figurine. Oggi tra quella dei calciatori e quella dei cucciolotti quest'anno mi pare che è sui 600, 670 figurine, e quella dei calciatori supera le 800. Impegnativo. Molte. Anche economicamente è una cosa. Qui vediamo, si chiamano ancora oggi le grandi raccolte per la gioventù, 1987. In questo caso, come spesso accadeva, ovviamente, l'album lo regalavano, e solitamente fuori dalle scuole. Mi è capitato ieri da mia figlia che regalassero quello delle LOL. Per me è stato emozionante, perché mi ricordava quando da bambino mi davano queste figurine fuori da scuola. Fantastico. Ti danno anche un pacchettino due in omaggio, così tu puoi, sì, e dopo sì, non hai completo e devi completarlo. Assolutamente, assolutamente. Però era bello, io me lo ricordo, emozionante. Quindi, ricordo quelli dei calciatori e ricordo di averne incollati alcuni con la colla, non erano autoadesivi. Forse anch'io, ed erano anche da ritagliare, delle cose strane che non ricordo bene, perché ai miei tempi, un po' dopo i tuoi, c'era già la colla e gli adesivi. E questi erano quel cartoncino. Bene, quindi speriamo di avervi allietato come al solito, e ci vediamo alla prossima. Alla prossima!